Tutto nel mondo dei motori si è spento per una grave malattia. Mauro Rampini, campione automobilistico ugubino, era anche titolare dell'omonima concessionaria Gubbio, cordoglio dell'organizzazione del trofeo Fagioli. Serie C ai nostri microfoni, il portiere del Gubbio Battagliola, grande protagonista dell'esordio in Coppa con la Vis Pesaro. Serie B, triste di acquisti per il Perugia, per l'attacco spunta Floccari, le parole di Vido e Felicioli. Buonasera, ben ritrovati con il TG Sport, apertura dedicata ai motori e ad un lutto che ha colpito nelle ultime ore Gubbio, vale a dire la morte del campione di automobilismo in salita Mauro Rampini. Un ricordo di questo campione in questo servizio. Un grave lutto ha colpito il mondo dell'automobilismo in salita. Ad appena 10 giorni dallo svolgimento della gara di casa, il trofeo Luigi Fagioli di Gubbio, si è spento la scorsa notte il pilota Mauro Rampini. Aveva 67 anni e da mesi soffriva di un male incurabile. Prima ancora che driver automobilistico, Rampini era un affermato imprenditore del settore auto. Ha fondato oltre 40 anni fa e tuttora era presidente della Rampini Auto SRL, concessionaria, che oltre alla vendita di vetture nuove usate, ha anche un'officina specializzata per la manutenzione. Come pilota aveva iniziato a gareggiare nel 1970 in pista ma soprattutto in salita, ottenendo importanti risultati prima con le vetture turismo Fiat Abarth e A112, per poi passare ai prototipi, dapprima la MS, poi la Lola e infine il lungo binomio con l'Osella, che adesso proseguirà il figlio Giovanni, pilota come lui. Ma il nome di Rampini è legato soprattutto al trofeo Luigi Fagioli, la gara di Gubbio che il pilota ugubino ha disputato fino al 2016 e di cui è stato spesso protagonista applaudito, sapendo coniugare la straordinaria passione per i motori, la competenza, la guida, con il desiderio di ben figurare davanti al pubblico di casa. Mauro Rampini lascia la moglie Emanuele, i figli Anna, Elena e Giovanni, che ne ha ereditato la passione per le gare di velocità. Numerose le manifestazioni di cordoglio dal mondo sportivo in queste ore, in primis dal CECA, Comitato Ugubino Corse Automobilistiche, che organizza ogni anno il Fagioli, che lo ha voluto ricordare in una nota in cui parla della perdita di Mauro, che segna un profondo lutto per tutto il trofeo, che esprime il più sentito cordoglio e si stringe attorno alla famiglia. Mauro Rampini è sempre stato un amico del Fagioli e per lui la gara di casa era un appuntamento irrinunciabile. Lo ricorderemo sempre, scrive ancora il CECA, ma mancherà tutti perché da uomo, imprenditore, pilota e grande appassionato ugubino lascia un enorme vuoto anche nell'automobilismo nazionale. Anche la scuderia ugubina Speed Motor lo ha voluto omaggiare, un amico e un grande protagonista dell'automobilismo in pista e in salita, nonché padre di Giovanni, componente di questa scuderia, ricorda il presidente Tiziano Brunetti, che insieme a tutto lo staff ricorda Rampini, le sue grandi capacità di imprenditore, le indubbie qualità di pilota e le straordinarie doti umane di persona cordiale, sempre disponibile, signorile nel comportamento. I funerali di Mauro Rampini si svolgeranno domani alle 15 alla chiesa di Sant'Agostino a Gubbio, anche dalla nostra redazione le più sentite condoglianze alla famiglia. Passiamo al calcio perché ha ripreso ad allenarsi oggi il Gubbio dopo la vittoria in Coppa Italia con la Vis Pesaro, fissata per sabato alle 18 al Barbetti, un amichevole con l'Ascoli che servirà a dare minutaggio ai giocatori in vista dell'altro match di Coppa contro il Fano programmato per domenica 19 agosto. In ottica mercato la priorità è l'innesto di un esterno d'attacco con Salvemini della Ternana in pole su Campagnacci, anche se resta vivo il sogno di riportare a Gubbio Ferretti. Chi si è ben distinto alle esordio ufficiale stagionale è il portiere Battagliola, rimasto in rossoblu dopo essere arrivato lo scorso anno a metà stagione e pronto a duellare con Marchegiani per un posto da titolare. Sentiamo le sue parole con questa intervista. Abbiamo sofferto un pochino il primo tempo perché loro sono partiti davvero forte, i primi 20 minuti abbiamo fatto fatica. Invece dopo fine primo tempo e soprattutto secondo tempo abbiamo preso le redini del gioco e secondo me abbiamo fatto noi la partita. Cioè, vengo da un anno alla fine dove ho giocato poco, sono motivato, ho tanta fame, e è una partita che mi ha fatto bene. E avevamo già a fine dell'anno scorso intavolato più o meno il fatto di rimanere qua, e quest'estate dopo non ci sono stati problemi e mi è stata riconfermata la fiducia. Lavoro sodo ogni allenamento per poi cercare di mettere il mister in difficoltà e giocarmi le mie carte la domenica. C'è sana competizione, ci deve essere nel senso un buon rapporto e poi ovviamente dopo le scelte fa il mister. Serie B, si scalda il mercato del Perugia, come promesso nei giorni scorsi dal presidente Santopadre, il grifo ha chiuso per il centrale difensivo belga classe 1992 Ngawa e per il terzino sinistro Falasco, ambedue svincolati dopo l'esperienza all'Avellino. Trattativa ai dettagli con il Bologna anche
per il prestito della mezzala classe 99 Kingsley, mentre per l'attacco il primo nome è quello del 36enne Floccari della SPAL, un discorso che sarà approfondito in serata con il Grifo che ospiterà proprio gli ospiti estensi in amichevole. Sempre dalla SPAL interessano l'esperto difensore cremonesi e il centrocampista Vitale. Anche per loro sono attesi aggiornamenti in serata. Ieri è stata giornata di presentazione per il laterale mancino difensivo Felicioli e per l'attaccante Vido. Li sentiamo in queste interviste. Mi aspetto sicuramente di trovare la continuità che non ho trovato in questi anni, che da 2 anni che cambio squadra a gennaio, quindi voglio sicuramente dare una mano alla squadra, ai tifosi, alla società per cercare di raggiungere più risultati possibile. Dobbiamo cercare di lavorare partita dopo partita, allenamento dopo allenamento per migliorarci e per far sì che riusciamo a ottenere qualcosa di impensabile adesso magari. Io cercherò di contribuire al meglio con prestazioni positive, poi da lì, dall'allenamento, nasceranno i gol, insomma. Io sono venuto qui per aiutare la squadra, sicuramente facendo le prestazioni che sono in grado di fare e che cercherò di fare. Sono venuto qui per aiutarla anche ovviamente con i gol, ma anche siamo in tanti davanti e so che arriveranno altri giocatori. L'ultima partita ho fatto il terzo a sinistra, però io sono chiaramente un terzino sinistro, un terzino di spinta, però giustamente il mister, era una situazione di emergenza, mi ha chiesto di ricoprire quel ruolo, io sono a completa disposizione del mister, lui lo sa, e quindi credo di averlo ricoperto anche discretamente, però prevalentemente sono un terzino offensivo. Per me l'anno scorso è stato un anno difficile, formativo ma difficile, nel quale purtroppo ho trovato poco spazio per un motivo o per l'altro, e quindi sentire la fiducia così forte di una società come il Perugia è un motivo di grande orgoglio. Sono molto motivato, voglio fare una stagione da protagonista, voglio rilanciarmi e ho scelto Perugia perché credo che sia la piazza giusta per ripartire, una piazza calda come piacciono a me, una piazza che vive di calcio e quindi ecco, credo che ci siano tutti i presupposti per fare bene. La squadra è forte, lo staff è forte, quindi ecco, sono sicuro che potremo fare veramente un'ottima annata. Passiamo ai dilettanti perché stasera alle 21 è in programma un test di lusso al Bernicchi tra Trestina, che parteciperà al prossimo campionato di D, e Foligno, ai nastri di partenza in eccellenza. Per ambedue è la seconda amichevole, nella prima il Trestina ha perso di misura con la primavera della Lazio, mentre il Foligno ha regolato 4-0 la MC 98. In promozione è iniziata la stagione della SD Branca 1969, che dopo la scissione con il Fontanelle è pronta a ripartire dalla promozione. La squadra si è ritrovata a Santa Barbara di Branca per iniziare la preparazione estiva agli ordini di mister Caporali per una rosa che comprende al momento 25 elementi. Chiudiamo con il tennis perché raggiunge un traguardo speciale il Circolo Tennis Gubbio, che proprio in questi giorni festeggia 50 anni di attività, celebrati con una mostra fotografica che può essere ammirata nei locali del Circolo in via Leonardo da Vinci. Una cena di gala a Marcord fissata per venerdì sera sempre al Circolo, occasione in cui verrà trasmesso anche un filmato storico che ripercorre questi 50 anni del tennis gubbino. Stasera speciale sul cinquantennale del Circolo Tennis di Gubbio nel nostro TRG Plus, in onda alle ore 21 con le testimonianze di tanti protagonisti che hanno vissuto il Circolo e che racconteranno aneddoti, storie uniche ma anche nostalgiche. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buona serata.